Giacomo. Allora, ciao caro, finalmente ci siamo trovati a fare Ciao. questo video di spiegazione in base ai innumerevoli commenti che abbiamo visto, che abbiamo potuto leggere. Intanto vi ringraziamo sia per i commenti bellissimi, gli ultimi che sono arrivati positivi nella sessione appunto che abbiamo dedicato alla nuova sperimentazione, e sia i commenti, diciamo così, negativi, tra virgolette, di dubbio o ancora di non conoscenza in questi ambiti. Carlo, io lascerei intanto la parola a te per fare un quadro generale di che cos'è l'argomento ipnosi e cosa tratta. Diciamo così, facciamo un mini riassunto. Prego, Carlo. Intanto io direi che abbiamo centrato l'obiettivo, nel senso che abbiamo mosso tantissima energia, ma non solo nella sessione, non mi riferisco alla sessione, sennò che proprio tra tutti i seguitori sia del tuo canale sia del mio canale. E questo era l'importante, è stato uno shock che abbiamo voluto dare, nel senso che tu hai trattato un tema che normalmente non tratti, un tema Esatto. dell'esoterico che normalmente tu non lo tocchi. Però esiste. E, devo dire che dalla parte mia, cioè dal mio canale, è stato recepito, questa collaborazione è stata recepita nel complesso abbastanza più positivamente, diciamo così. Cioè, ci sono stati più commenti pro che contro. E questo appunto è dovuto al fatto che sono molto più abituati all'argomento che tratti. Sono più abituati non tanto all'argomento in sé, se non a accettare qualcosa che dalla realtà fisica e materica in cui viviamo esiste. Cioè sono meno scettici da un certo punto di vista, quindi sono più aperti a qualcosa di più diverso da quello che potrebbe essere la realtà nell'inconscio collettivo. Intanto voglio dire che abbiamo dato uno shock perché noi abbiamo trattato una sessione, una delle più pesanti, a bassissime frequenze, abbiamo parlato del controllo mentale, ma giusto è stato uno shock che abbiamo voluto dare. Mentre tu sei più, diciamo, specializzato, diciamo così, in messaggi e messaggi di disincarnati che danno spesso, molto spesso, messaggi di Esattamente. speranza, connessioni e comunicazioni tra questi disincarnati e i parenti e i cari, cosa che nelle sessioni di ipnosi succedono. Io oggi ho avuto una sessione bellissima, in spagnolo polacco, bellissima. Una cliente ha voluto in questa sessione, non per lei ma per la madre, deceduta 3 settimane fa. Voleva sapere se stava bene. E magari te la passo, non so se con la registrazione della metafonia potrebbe avere magari qualche. Si può Facciamolo andare a questo analizzare, sì, esperimento con qualcosa di volentieri. registrato e non in diretta, magari può uscire fuori qualcosa. Ed è stato bellissimo perché alla fine, dopo quasi 2 ore di sessione, la cliente che scoppia a piangere, i messaggi che si sono scambiati con la madre, è stato bellissimo. Ci sono stati momenti duri. E qui andiamo. Sì, ci sono stati momenti duri perché non tutto è rose e fiori, però poi alla fine è stato bello, una bella sessione. Quasi io mi sono commosso quando sempre devo cercare di controllarmi perché sto guidando la sessione. Vabbè, voglio dire che con l'ipnosi si spazia in tutti i campi. Quello che noi abbiamo proposto è stata una sessione di controllo mentale di una situazione molto pesante, grave, che fortunatamente sono casi rari. Cioè, sulla popolazione potremmo avere una percentuale molto più, sicuramente al di sotto dell'1%, almeno per quanto mi riguarda, però sono dei casi che esistono e abbiamo voluto metterlo a conoscenza di tutti. Io però voglio dire una cosa, adesso spiego cos'è l'ipnosi, però voglio dire una cosa importante. Chi commenta molto spesso non è consapevole della forza che può avere il suo commento, sia positivo sia negativo, perché una persona sotto controllo mentale o sotto qualsiasi altro tipo di interferenza esoterica, quindi una persona che sta male, è una persona che non ha il pieno controllo
le sue capacità, è una persona che in qualche maniera è manipolata dall'entità, ha scarsa fiducia in se stessa, eccetera, eccetera, eccetera. Nel vedere sotto il suo video della sua sessione che lei coraggiosa, o lui coraggiosamente ha autorizzato a pubblicare, a darlo alla visualizzazione del pubblico, della massa, vedersi ricevere tutti quei messaggi negativi, ma non solo negativi, perché il messaggio negativo può anche essere ben scritto, ben formato, educato e rispettoso. Mentre poi ci Esattamente. sono quei messaggi che di negativo in sé non hanno niente, è solamente una mancanza di rispetto, è un insulto, è un'offesa, Quasi è solo disturbare. un'umiliazione. Questo messaggio, questa energia passa. Questa energia ricevuta da questa persona non può che fargli ancora più danno, non può che schiacciarla ancora di più. È lo stesso meccanismo della società che emargina tutte queste persone che vengono dalla società sottolineate, marchiate come pazze, come non so cosa, quindi uno scarto della società, e loro si isolano sempre di più. Quanto più è la stessa società che li isola ed è la stessa società che potenzia questo fenomeno. Perché lo lascia lì, isolato, non si affronta, non si risolve. Ah, oh, questo è pazzo, questo è scemo, questo è cretino. Boom. Si isola e quel mondo, quel piccolo mondo, continua ad esistere perché viene isolato da coloro che invece potrebbero risolvere il problema, la grande massa, la maggioranza della popolazione. Che tra l'altro, non avendo questi problemi così gravi, dovrebbero avere almeno, anche se non credono, almeno il minimo di delicatezza e di rispetto di dare un'opinione, qualsiasi essa possa essere, nel pieno rispetto, soprattutto della persona interessata. Non tanto dell'operatore di ipnosi o di chi che sia, ma della persona che sta soffrendo per queste interferenze. E quindi nel mio canale io cerco un po' di ridimensionare certi commenti negativi quando so che il commento negativo può essere il promotore di una co-creazione con il cliente e quindi potrebbe peggiorare la sua situazione. Sono cose molto delicate, chi commenta deve saperlo. Magari nel tuo canale non sono proprio abituati a questi casi così pesanti e non lo No, considerano, assolutamente, assolutamente. non lo prendono in considerazione, però io voglio dire, ragazzi, seguitori di Giacomo Sinagra, sappiate che se vedete qualcosa che non vi convince e dietro questo video, come nel caso dell'ultimo che è stato pubblicato, c'è una persona che soffre, una persona sotto controllo mentale, che ci crediate o meno, però siate rispettosi perché questo crea un danno. Che non lo crediate fa niente, però se c'è quella possibilità che possa essere reale, perché sempre dovete avere il beneficio del dubbio, sappiate che quel commento, che non è un commento, è un insulto, sappiate che è micidiale, fate male a una persona. Poi Esatto. uno può avere tutte le opinioni del mondo, poi potete anche dire che all'oggi non mi piace, va benissimo, però rispetto Sì, come lo per possono dire su di me, chi. che se non piace la tematica, giustamente, è giusto anche esprimersi, però, come dici tu, appunto, la persona sotto ipnosi è abbastanza delicata in quel frangente. Tra l'altro io in passato, quando non controllavo bene i commenti, cioè lasciavo tutto libero, mi rendevo conto che magari qualcuno, dopo aver dato una sessione e aver autorizzato la pubblicazione e dopo essersi esposta nei suoi problemi intimi, personali, in quella maniera, e ricevere non un commento negativo, io non parlo del commento negativo, parlo dell'insulto, dell'umiliazione che è diverso. Io vedo che molti prima mi dicevano: no, no, togli il video, non voglio più lasciarlo pubblico. E Vedevo, giustamente, sì, vedevo che la giustamente. gente veniva ferita, ovviamente, veniva ferita. E quindi ho Lo detto: farei no. anch'io, sinceramente, nel senso, se mi metto anche a disposizione, che lascio la mia esperienza personale per chi magari ha problemi come i miei e può prendere spunto oppure farsi avanti, leggere certi commenti è un po' denigratorio e mi spinge a dire ok, non lo farò mai più e non far vedere a nessuno la mia storia, perché anche in discorsi familiari potrebbe essere abbastanza delicato. Ed è per questo che tu chiedi sempre in ogni sessione se la persona interessata vuole mostrarsi intanto. In questo caso, nelle sessioni, l'ultima che abbiamo fatto, non ha voluto mostrarsi per motivi personali.
E giustamente è stata oscurata. Però, se andate a vedere anche video vecchi passati con le nostre collaborazioni, abbiamo lasciato addirittura il riquadro con la sagoma, però oscurato il volto. Nel canale di Calogero potete andare a vedere centinaia di video dove i volti invece sono palesemente nitidi e potete riconoscere tranquillamente la persona. La decisione spetta ed è prettamente dell'interessato. Noi non possiamo metterci a obbligare la gente per far vedere o far crescere il nostro canale su queste tematiche in base alla privacy della persona. Se una persona dice no, è no, e noi non possiamo farci niente. Quindi rispettate anche le decisioni della gente. Vai, Calogero, scusami. Quindi parlo dell'ipnosi velocemente e in maniera generale, visto che nel tuo canale non si tratta di ipnosi e quindi No. non si capisce, qualcuno può non capire questa collaborazione. Quindi, quando una persona è in stato di coscienza alterata, quindi in ipnosi, è come se avesse un sesto senso più sviluppato. Nel senso che già non interagisce con gli occhi, col naso, le orecchie, il tatto, la bocca, cioè, no, già interagisce con quello che si chiama volgarmente il terzo occhio, cioè si apre un canale in cui si ha accesso a delle informazioni che non vengono più dal mondo fisico, materico, ma da quello eterico, cioè da quello dove queste voci vengono registrate, quindi dall'etere, diciamo così, brevemente. Ci puoi spiegare, no? Spiegherò in che modo, ecco, che cosa viene a contatto. Quindi l'informazione che arriva dall'etere, quindi dal mondo non fisico, quello più vicino al mondo fisico, quindi che c'è una comunicazione molto più veloce, proprio per questo, viene captato dalla mente della persona in ipnosi, che poi reinterpreta con la sua parte razionale e lo esprime verbalmente. E certo, in tutto questo processo c'è una distorsione dell'informazione, c'è una contaminazione, ma lo sappiamo. Non dobbiamo prendere tutto per oro colato, però nel caso dell'ipnosi che io realizzo non mi interessa l'informazione in sé per scoprire qualcosa, ma per arrivare al problema del cliente e cercare di risolverlo e lavorarci su. Quindi siamo coscienti che c'è una distorsione, ma non ci interessa filtrare l'informazione per ottenere un'informazione reale e scoprire chissà cosa, ma per lavorare sul cliente. Quindi un tipo di lavoro di questo tipo. Facciamo anche sessioni di investigazione, ma c'è un protocollo completamente diverso. La collaborazione con la metafonia che abbiamo voluto realizzare e vogliamo continuare a fare con Giacomo è quello di capire quello che c'è in comune tra il messaggio nell'etere captato da una persona in ipnosi e il messaggio nell'etere che viene captato dalla metafonia, quindi dagli apparati tecnologici. Quindi, quando noi svolgiamo una sessione di ipnosi e la persona comincia a ricevere dei messaggi, comincia a visualizzare, comincia a dirci delle cose, comincia a informarci, comincia a ricevere queste informazioni da quest'altro mondo sottile, noi verifichiamo con la metafonia quale percentuale coincide perfettamente. E non che la percentuale che non coincida significa che non è, c'è qualcosa di non corretto o di non esistente, ma semplicemente c'è una fase in cui c'è una distorsione dell'informazione che quindi non combacia. Già abbiamo visto che comunque ci sono parecchie informazioni in comune che vengono confermate sia dalla metafonia sia dall'ipnosi e siamo solamente agli inizi. E mi sembra, tra l'altro io sono rimasto sorpreso, io sono rimasto sorpreso da come la metafonia possa registrare i nomi propri, Calogero, Esatto. Prisca, Giacomo. Quindi ecco, quello che vogliamo mettere in risalto con queste collaborazioni è quello che si capta nell'etere attraverso una mente in ipnosi e quello che si capta nell'etere attraverso la metafonia, quanto coincide. E come possiamo metterle in parallelo per usarle entrambi per capire sempre di più questo mondo così sconosciuto, che non è quello fisico. Diciamo che io in poche parole riesco a fare questo. Spero di essere Sì, stato chiaro e conciso. molto. Appunto, allora, come ha detto Calo,
Nell'ipnosi ha detto bene che l'informazione arriva e poi viene razionalizzata dalla persona. Questo cosa vuol dire? Che la persona crea con la sua mente razionale quello che per lei appunto sta diventando un problema. Con la metafonia, sappiamo tutti che la metafonia non porta ad avere comunicazioni su come se fosse un discorso lungo, ma riusciamo solamente a registrare alcune parole o alcune frasi, ma molto molto brevi. Negli anni si sta sviluppando un po' la metodica e sto cercando perlomeno di aumentare le possibilità di dialogo tra la parte terrena e la parte spirituale, quindi anche allungare la comunicazione e cercare di capire un po' alcuni indizi, alcuni messaggi un po' più profondi. L'abbiamo associata, come hai detto tu, Carlo, all'ipnosi per vedere cosa, appunto, come hai detto tu, ripeto, combacia, ok? Già il fatto che escano i nomi vuol dire che c'è un'energia esterna alla nostra che non percepiamo, che sta interagendo nonostante la posizione geografica degli elementi durante la sessione di Skype che avete visto. Distanti migliaia di chilometri, c'è un qualcosa che ci accomuna e ci collega tutti quanti. C'è un'energia che segue quello che noi facciamo ancora prima di iniziare la sessione. Quindi è come, immaginate, è come se ci fosse una folla dietro le nostre spalle che osserva anche, nonostante, ripeto, nonostante i punti geografici diversi nel mondo e nelle posizioni in cui abitiamo, che è collegata tra di loro e collegata con noi. Non capiamo ancora bene come possono riuscire a fare questo, ma le prove, anche teniamoci diciamo su esempi basilari, dei nomi, okay, che sono usciti, Prisca, Calogero, il mio cognome Sinagra, che è abbastanza difficile anche da pronunciare, e il nome della persona sotto ipnosi, già questo deve farvi comprendere che c'è un'energia viva, intelligente che interagisce in quel momento. Quindi sanno cosa stiamo facendo e sanno l'intenzione della nostra sperimentazione. Ovviamente gli inizi saranno, come avete visto, abbastanza complicati da riuscire a tradurre, perché abbiamo una confusione di energie e di frequenze diverse che porta un po' a non concentrarci sulla sessione stessa, perché come avete notato sono uscite frasi inerenti alla sessione e frasi che non c'entravano nulla. Perché immaginate che ci siano, facciamo un esempio molto molto semplice, delle energie intelligenti in aiuto che vengono a confermare quello che la persona sotto ipnosi sta dicendo. Quindi per noi è una grossissima conferma. È una grossissima prova della realtà raccontata. Ci sono altre frasi invece che, perché all'interno del video io non l'ho messo, c'erano altre frasi che non c'entravano assolutamente nulla, nomi che non c'entravano assolutamente nulla con quella sessione. Infatti non le ho inserite per non crearvi confusione, ma c'erano delle frasi in cui lasciavano dei messaggi, quindi dovete immaginare altre energie non consapevoli di quello che noi stavamo facendo, ma hanno sfruttato il momento della registrazione perché sanno che io sto registrando, per riuscire a incanalarsi e lasciare un messaggio. Magari non dettagliato, perché non so per chi sia riferito, come è già successo nei miei video, voi che mi seguite, quindi sapete come funziona, però si sono intromessi. Questo accumulo di energie diverse porta un po' agli inizi, ovviamente, a creare un po' di confusione, quella che magari vi abbiamo messo, magari anche noi sbagliando a non spiegare perfettamente come sia stata impostata la sessione in sé. Però è stata una sessione sperimentale che ha dato grandi conferme, a mio parere e a mio avviso, e penso anche per te, Carogeno. Quello che più mi preme è riuscire a farvi capire che non dovete tenere la mente limitata a quello che vedete, perché quello che vediamo veramente è una percentuale minima. E se seguite il mio canale, avete avuto modo di constatare che il mondo eterico, il mondo energetico, il mondo spirituale esiste e risponde alle nostre richieste.
L'ipnosi, se andate ad informarvi anche a prendere un paio di libri a caso in una libreria, troverete tante di quelle informazioni che hanno dei basamenti e fondamenta reali, okay, delle storie che riescono ad estrapolare da questa ipnosi, che non potete limitare il ragionamento alla sola creazione mentale umana, ma deve esserci una forza energetica esterna che imprime nel cervello della persona sotto ipnosi le parole che uscenti, ecco, questo voglio dire. Quindi non tutto quello che esce dalla persona sotto ipnosi è una creazione, ma personale, ma è anche un qualcosa di reale nel mondo eterico. La collaborazione che stiamo facendo è per cercare appunto di trovare la risposta a questo. Quello che esce dalla persona in ipnosi è vero o non è vero? La metafonia può dare un aiuto e un supporto a questa risposta, però bisogna avere pazienza, ovviamente, e strutturare pian piano le sessioni. Carlo, se hai un qualcosa da aggiungere, Sì, volentieri. sì, sì. Io volevo dire che quando io ho cominciato a lavorare in ipnosi, sto parlando di 6-7 anni fa ormai, mi capitavano un po' tutte le situazioni, le più diverse, le belle situazioni, parlare con persone decedute o entità che ti lasciavano anche dei messaggi importanti, eccetera, 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 un po', spaziavo un po' su tutto. Però poi, con il tempo, mi sono specializzato, ma non per mia volontà, per una questione naturale. Ho seguito il flusso di quello che mi succedeva. Cioè, le persone che stavano male e guardavano le mie sessioni mi contattavano per risolvere i propri problemi che li facevano star male. Quindi io piano piano facevo sessioni anche alle persone che stavano male. Avevo un po' di tutto, però. Poi con il tempo ho preferito dare la priorità a chi stava male. C'era un momento in cui io dovevo dare la priorità a chi stava soffrendo per un problema X e una persona che voleva fare semplicemente una sessione per curiosità o perché voleva sapere come stava il papà deceduto, eccetera. Che sì, vanno bene, non dico che vanno male, però io ho dovuto dare delle priorità. Il mio tempo e le mie energie sono limitate, quindi ho dovuto dare queste priorità. Quindi mi sono specializzato. Nel senso che mi sono specializzato sui rettiliani, tutte queste cose che la gente, che molti sono temi che non conoscono, o se conoscono, li conoscono sì, per sentito dire non sanno esattamente di cosa si tratta, ma diciamo che parliamo di situazioni esoteriche, complesse, di basse frequenze, che fanno soffrire tanta gente e noi cerchiamo di trovare una soluzione, diamo una soluzione. Questo è il nostro intento e la tendenza. Quindi alla fine mi sono specializzato su questo settore e adesso praticamente come se io fossi una persona che ogni giorno va in ospedale per cercare di risolvere il problema di chi sta dentro quell'ospedale da paziente. E chiaramente in un ospedale da paziente tu non ci trovi quello che sta bene, ci trovi quello che sta male, quello che soffre, quello che è una situazione pesante, l'ospedale è una situazione pesante. Quindi non è che bisogna pensare che Calogero è, non so, l'uomo nero, l'uomo brutto, no. Io sono una persona normalissima che quando lavoro semplicemente mi calo nei panni di chi deve andare ad esplorare il baratro di chissà quale persona, entro, faccio quello che devo fare, esco e io sono isolato, io mi devo isolare. Finisco il mio lavoro, che dura tantissimo, anche 12 ore al giorno, finisco il mio lavoro, mi spoglio di quel, non personaggio, di quell'uniforme di lavoro, mi spoglio, io sono Calogero. Io mi bevo la birra con gli amici, mi faccio quattro risate, e, anzi la gente con me sta benissimo perché sono una persona molto socievole, sono della risata facile, della battutina, della cosa, sono proprio una persona, quasi mai sono arrabbiato, triste, quasi mai, no, io gioviale, tranquillo, solare. E tanti mi dicono, ma come... Impressionante, io non pensavo tu fossi così. Chi mi conosce dalle sessioni e poi mi conosce in un altro contesto Contesto. rimane un po', non dico sconvolto, ma dice, ma quello è Calo, io pensavo che tu fossi in un'altra maniera. No. Quella sessione in particolare è una delle più pesanti, la sessione sul controllo mentale.
E non dovete pensare che io grido, che io tratto male l'entità. No, quella è una co-creazione. Io devo immedesimarmi nella situazione con il cliente in ambiente ipnotico e fargli vedere la forza, fargli vedere che deve reagire, fargli vedere che lui non è niente, fargli vedere sì, che ti incazzi, ma quella arrabbiatura è la forza che tu stai tirando fuori, è la ribellione, è l'aggredire la situazione. È una co-creazione che si fa col cliente. Quindi Carlo, se vuoi, posso fare la parte di chi osserva e quindi magari non abbiamo impostato questa sera il discorso che dovevamo fare, siamo andati veramente molto a random. Visto che ci sei, ti pongo delle domande e prendiamole dai commenti. Ed è bello quello che hai appena detto. L'atteggiamento che tu hai anche aggressivo in questi casi è da prendere. Parliamo così che io non ho studiato l'ipnosi, quindi la so perché collaboro con te, però nella profondità come la sai tu, no, non posso sapere. Ti chiedo, questa aggressività dobbiamo trattarla come metafora nel cervello del cliente, quindi lui sente anche questo tono di voce aggressivo e quindi scaturisce in lui qualcosa? Punto di domanda. Intanto quando io faccio l'aggressivo, in queste sessioni, stiamo parlando Sì, di una percentuale parliamo di questa bassissima sessione di qua. sessioni, attenzione, io non sono arrabbiato. Comunque, faccio una parentesi, avremo modo di fare sessioni molto, molto più tranquille, così vedrete anche prettamente inerenti al mondo spirituale, così vedremo appunto il cambiamento e tipologia di frasi che usciranno. Vai, Sì, che pure. sono già previste tra l'altro da fare. Dicevo che io quando mi arrabbio in quella maniera, in sessione, in realtà non sono arrabbiato. Io non sto provando rabbia, assolutamente, anzi io rispetto tutti gli attori della situazione, del contesto, solamente che devo prendere una posizione per risolvere il problema. Quell'arrabbiarmi serve, intanto io sto parlando un linguaggio diverso da quello mio, da quello degli esseri umani, perché stiamo parlando di ambienti di basse frequenze, che normalmente sono più basse del mondo, del sistema dove noi esseri umani viviamo nel materico, anche se le conosciamo queste frequenze, no? La violenza, la rabbia, sì, però normalmente nella vita di tutti i giorni siamo su delle frequenze un po' più alte, mediamente. Io devo abbassarmi a quel livello perché stiamo parlando con entità di bassa consapevolezza e basse frequenze. Io non posso andare da uno di questi e dirgli: "Oh, ma cosa fai? Dai, vogliamoci bene." No, perché non funziona. Non funziona così in quel contesto. In un altro contesto sì, ma non in quello lì. Quindi serve per stabilire una posizione di supremazia con quell'entità, parlando il suo linguaggio, in relazione con quell'entità. E poi la persona interessata, in questo caso, il cliente, diciamo così, vede che l'entità reagisce in una maniera diversa quando tu prendi posizione e usi il tuo potere. Perché quella persona lì è una persona manipolata che ha ceduto il suo potere all'entità e non si ribella. Quindi l'entità la manipola. Io gli faccio vedere tutto il contrario. È una co-creazione. In ambiente ipnotico è una co-creazione. Quando poi il cliente, la parte subliminale del cliente, capisce il meccanismo della co-creazione, quando capisce come riposizionare nel suo ambiente, nel suo spazio energetico, perché tutto si svolge all'interno dello spazio energetico del cliente, non fuori, quindi è dove il cliente ha totalmente il suo potere vigente, ma non lo sta usando. Impara ad utilizzare il suo potere per ricombinare le posizioni, modificarle e risolvere il suo problema e poi a non permettere più a questa entità di stare in lei, in lui. Adesso spiegarlo così forse in due parole non è No, molto posso magari comprensibile. aggiungere un qualcosa che chiarisce un po'. Hai detto una bellissima frase che il problema che nasce è all'interno della sua sfera energetica. Per chi mi segue tratta argomenti diversi, quindi ve lo farò capire nella maniera più semplice. La nostra aura, ok, è il campo energetico che abbiamo attorno. Anche quando camminiamo per strada o incrociamo una persona e abbiamo quell'intuito che quella persona con noi non...
no, non può andare, diciamo così, a feeling, no, non ci sarà mai feeling, è una persona che la senti un po' negativa, uso la parola negativa, ma mettetela tra virgolette per riuscire a farvi capire il contesto del discorso. Oppure avete avuto a che fare con delle persone che a fine giornata vi hanno talmente stancato mentalmente e fisicamente vi sentite proprio abbattuti, è perché quelle persone sono entrate nel vostro campo energetico inconsapevolmente e vi hanno sottratto delle energie. Voi non vi rendete conto, ma il vostro campo, se non riuscite ad isolarvi mentalmente, perché la mente crea, ragazzi, e siate consapevoli di questo, se non vi create una bolla esterna quando vi rapportate con alcune persone, queste persone vi sottrarranno delle energie e lo sentite alla sera e lo potete portare, anche i più sensibili, anche lungo durante la settimana, questa stanchezza fisica. E non è dovuta a un esercizio in palestra, ma è dovuta proprio ad aver avuto un'apertura inconsapevole con questa tipologia di frequenze che non sono consone col vostro corpo. La stessa cosa viene attuata nell'ambito appunto in queste problematiche sotto ipnosi. Quindi si va veramente a capire che nel suo campo energetico è entrato un qualcosa, una frequenza diversa, che non è consona con la frequenza naturale del corpo di chi è sotto ipnosi, che ha creato una stabilità non proprio equilibrata. Chiudo. Dove ero rimasto? Ho perso il segno, il filo. Del campo, che l'ambiente, le problematiche, diciamo così, che la Sì, cliente sì, sì. comincia a capire come funziona e può prendere posizione nel suo Sì, ambito. è un rimettere in gioco tutti i suoi concetti, riformularli, capire il meccanismo dell'interferenza esoterica e quindi risolverlo. Perché risolvere quel problema è solamente una presa di coscienza del proprio potere, che fino ad allora è stato soppresso, manipolato, per motivi e ragioni X che non sto qui adesso a spiegare, quindi è questo. E ogni sessione ha il suo meccanismo, una sessione di controllo mentale, che io vorrei anche spiegare cos'è il controllo mentale, ma mi Vai, vai, perderei. se vuoi. Se riesci a fare un sunto. Spero che venga capito, però stiamo parlando di sicuramente entità non umane, che interferiscono in questa maniera, in collaborazione con esseri umani deceduti, ancora vivi, che lavorano in eterico e sanno maneggiare le energie. Ma stiamo parlando di qualcosa che molti non riescono a concepire e a credere. Io me ne rendo conto. Casomai, se ci fosse una curiosità in questo ambito, Potremmo vedere di cosa poter ci fare. metteremo a disposizione, sì. Però sono situazioni rare, fortunatamente. Dure, complesse, difficili, però esistono. Noi abbiamo voluto portare alla luce una situazione che è nascosta, è nascosta. E questo è quello che mi preme di più. Ora io voglio fare una piccola parentesi. Noi dal telegiornale ogni tanto, dico ogni tanto perché succedono molto più spesso, però ogni tanto scopriamo che c'è stato il genitore che ha violentato la bambina, ma neanche la figlia adulta, la bambina, quindi parliamo di pedofilia all'interno della famiglia, all'interno della chiesa, parliamo di violenze tra coniugi che spesso finiscono anche in omicidi, eccetera. Ecco, vabbè, lì c'è del controllo mentale molto spesso, ma non lo sappiamo. Ma non voglio tanto parlare di questo adesso, voglio dire che perché esistono queste cose? O perché ne esistono così tante? Ogni tanto ne scopriamo qualcuna. Proprio perché sono nascoste. Il fatto che la gente non si espone per vergogna, perché ha paura dell'opinione altrui, che sicuramente la massacrerebbe, la umilierebbe, perché non capiscono, allora tendono a stare in silenzio. Quanti? Dovete dirmi, voi che state ascoltandomi adesso, quanti di voi avete tenuto nascosto qualcosa che ancora magari è un segreto che vi ha fatto tanto male e non avete potuto esprimere per paura dell'altro, dell'opinione altrui, della società che non vi capisce? Quanti di voi, in qualsiasi ambito, in famiglia, fuori dalla famiglia, nel lavoro, il mobbing, quanti? Quanti avete il coraggio di parlare dei vostri problemi? Quanti non avete risolto ancora i vostri problemi solamente perché non sapete con chi parlare e non sapete a chi rivolgervi? State facendo violenza a voi stessi, soprattutto a voi stessi. Pensate quando la fate agli altri, con le vostre opinioni.
state contribuendo a questa società che crea queste situazioni perché sono isolate e nascoste. Questo ci tengo a dire, io sono molto sensibile a questi temi, quindi mi appassiono, mi appassiono. È giusto, non lo E pare. questo è un tema importante, che chi sa qualcosa di esoterismo e chi segue la matrefonia crede che non c'è soltanto... Che non ci sia soltanto questo mondo fisico, quindi crede nell'altra parte, nell'esoterismo, Deve ampliare un po' le vedute, quello sicuramente. sappia che esistono anche altre realtà Se diverse. Non so, se vogliamo. vuoi, dimmi. Se vuoi, era perché ho visto due o tre Sì, commenti sì, sì. inerenti a questo, come mai le persone che in co-creazione vanno in ipnosi così facilmente? Le persone ovviamente del tuo team che collaborano con te. Entrare in stato di coscienza alterata, quindi in ipnosi, e quindi poter captare messaggi fuori dall'ambiente fisico, dipende soprattutto dalla genetica, quindi da una particolare conformazione fisica del cervello che permette alla mente di poter far fluire queste informazioni molto più facilmente e più velocemente. Quindi sicuramente la supremazia ce l'ha la genetica. Poi ovviamente c'è la predisposizione, c'è l'allenamento, chi lo fa spesso ovviamente aumenta queste capacità. Questo è un po' come tutto E così. qui finisci dopo, inserisco un tema nel campo mio. Supponiamo che una persona geneticamente tenda a ingrassare. Ora, per quanta dieta possa fare, per quanto esercizio possa fare, non sarà mai una scultura. È come un culturista che si mette lì su un palco a far vedere quanto è definito e quanto è muscoloso, è perché può migliorare sicuramente la sua forma fisica, però non sarà mai un 100% zero grassi. Mentre chi per esempio tendenzialmente tende a dimagrire, quindi a bruciare tutto, a bruciare tutte le calorie, a bruciare tutte le sostanze, e quindi non avere nessun o pochissimo grasso, per questa persona è anche difficile mettere tanta massa muscolare. Perché appunto il suo corpo è più catabolico che anabolico. Ora, la sua genetica dice no, però con l'allenamento sicuramente può avere un corpo abbastanza muscoloso. Ecco, voglio dire che all'interno dei limiti della genetica si può migliorare con l'allenamento. Quindi puoi dirmi che andando anche tutti i giorni, ponendosi appunto su queste tematiche e lasciando andare la mente, allenare la mente anche quotidianamente a queste tematiche qua, può facilitare appunto il collegamento con i mondi più fini, giusto? Quindi, se c'è una persona che è geneticamente portata a entrare in ipnosi, con l'allenamento, e non solo, poi anche con l'esperienza, che fa tanto, è un bagaglio di informazioni che gli serve tantissimo per poter districarsi meglio in questi mondi, aumenta questa capacità e la qualità del lavoro aumenta tantissimo. Quindi, ovviamente. C'è sempre una differenza tra un professionista, cioè colui che fa una cosa per lavoro e la fa ogni giorno, e qualcuno che la fa invece così sporadicamente, quindi non è allenato a farla. La differenza si nota. Quindi le persone che lavorano con me, i miei collaboratori, sono persone che geneticamente sono predisposte a entrare in ipnosi e in più fanno questo lavoro da professionisti, quindi ogni giorno lavorano, si allenano e non solo. Noi sviluppiamo delle tecniche, le evolviamo, le miglioriamo e abbiamo dei corsi interni all'interno del team per andare avanti. Tra l'altro, se vedete una sessione fatta 5-6 anni fa, è completamente diversa da una di quelle che si fanno oggi, ma completamente diversa. Ovviamente le Si tecniche nota, eh? si sviluppano e Sì, quindi. ma si nota. Io a volte rimango sorpreso io stesso di vedere una mia sessione di 4-5 anni fa, veramente. Mettersi le mani sui tuoi È peli, come io cosa dire. facevo? Sì, è come dire, guarda, io ho questo telefono e sono abituato a vedere questo telefono tra le mie mani, però se vado a prendere un telefono di 15 anni fa, dico, ma che è sta roba? Io l'altra volta ho visto per sbaglio un volantino pubblicitario, sai, di quelli che mettono nelle buste, no? Quei supermercati che mettono tutti i prodotti in offerta, no? E poi alla fine dietro c'erano pure le offerte dei cellulari. Ed era un volantino di quasi 20 anni fa. E io vedevo quei Nokia Nokia. Eppure enormi, quei bottoni là con lo schermo una piccolino. volta erano il top. Sì, con l'antenna, con la cosa GSM, SMS, quella era la tecnologia di allora, noi va. Sì, è vero, è vero, è vero. Bellissimo esempio. E prezzi esorbitanti, no?
è anche quello vero. E allora porto l'esempio nella parte medianica. Come hai detto tu, con l'esperienza genetica ovviamente e l'allenamento quotidiano si arrivano a determinati risultati. Nell'ambito medianico, se voi avete avuto a che fare con dei medium, ci sono dei medium che, scusate, che nascono con queste potenzialità e quindi gli viene proprio naturale fin da bambini collegarsi col mondo spirituale, oppure chi non ha mai avuto nemmeno un cenno, nemmeno un collegamento, nemmeno ha mai sentito un sussurro, non ha mai visto nulla, e c'è proprio questa differenza abissale tra queste due persone. La persona che però non ha mai visto nulla fin da bambino, quindi per se stessa dice no, non sono un medium, da un lato si sbaglia e da un lato ha ragione, nel senso non potrà mai diventare, e lo dico anche perché la vita è molto molto frenetica, la vita è molto frenetica e non ti permette di allenarti così tanto per arrivare a quei livelli. Ma però può togliersi i dubbi allenandosi, perché fanno dei corsi appunto che ti insegnano a collegarti col mondo spirituale. Poi ovviamente la propensione di ogni persona è diversa, dove potete fare degli esercizi e rendervi conto che il collegamento esiste, anche se uno non ha mai avuto fin dall'infanzia delle prove naturali del collegamento spirituale. Io stesso oggi ho fatto un contatto a una persona cara. Io non essendo allenato, perché non è la mia tematica, però mi sto addentrando sempre di più con gli allenamenti in questo campo, su, diciamo così, ci faccio un esempio, su 5 indizi della persona cara che aveva perso, 4 sono stati esatti e il quinto è stato errato. Questo cosa vuol dire? Che un medium dà tutte e cinque le possibilità, tutti e cinque gli indizi, scusate, esatti. Chi non ha pratica o la fa sporadicamente può andare a sbagliare qualcosina. I collaboratori di Calogero lo fanno quotidianamente, quindi hanno una suscettibilità ipnotica molto molto elevata. Quindi vanno in ipnosi o hanno la capacità di visualizzazione molto amplificata rispetto a una persona che non lo ha mai fatto. Quindi così abbiamo chiarito anche la facilità appunto di queste persone che visualizzano così rapidamente. Faccio anche una parentesi, scusami. Se Una poi parentesi. Chi vai, chiaro. vuole crederci ci creda. Sì. Chi no è libero di farlo. Però persone che hanno una genetica che porta ad avere una suscettibilità ipnotica elevata, questa gente viene utilizzata dai servizi segreti di tanti paesi per fare Esatto. remote viewing, per fare telecinesi e tanto tanto altro ancora che non sto qui a dire. Però Vengono sfruttate quotidianamente per visualizzare anche luoghi che no, ai quali dove non sono mai andati dentro, bunker, e li descrivono alla perfezione. Quindi collegamento veramente telepatico col mondo energetico ha delle potenzialità mostruose che ancora non divulgano, ovviamente, perché se dovessero divulgare tutte queste potenzialità, chi ha le capacità potrebbe anche fare dei no, danni. sono persone stipendiate, eh? Esatto, Io sì, lavorano. sì, ho avuto un Sì. cliente proprio che me l'ha detto tranquillamente, non abbiamo pubblicato l'assessore, non ha voluto, ha detto io lavoro per X, per questi servizi, con Ah, vedi. collaborazioni militari, eccetera, eccetera, io faccio questo lavoro, faccio questo e quell'altro, no. Non mi ha detto le novità, però mi ha dato dei dettagli che non avevo. Pensa. Niente. Vabbè, era una piccola No, 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 parentesi parentesi. molto molto importante, perché fa capire, ma tantissima gente è all'oscuro di questo, non conosce ancora veramente queste potenzialità e l'ambito dove le sfruttano. Hai fatto un esempio bellissimo, quindi ha tolto molti dubbi, secondo me. E mi ricordo di un commento che diceva: voi però così fate paura alla gente. Perché? Al di là del reparto ipnotico, che la visualizzazione che stava facendo la persona, ma nel reparto metafonico erano uscite delle frasi non proprio, tra virgolette, chiamiamole così, benevole, no? E
quando io in queste sperimentazioni mi metto a disposizione col reparto metafonico, non eseguo, diciamo così, la mia preparazione che faccio con i soliti video. Mi metto a disposizione, ma ho un atteggiamento molto asettico, quindi rimango veramente distaccato perché non voglio né influenzare la sessione e sono consapevole che se io dovessi mettere le mie energie, la mia concentrazione, potrei richiamare delle energie che quotidianamente sono in contatto, nella metafonia con me per poter lasciare i messaggi a voi che avete. I messaggi che vedete nei video che io carico normalmente. Quindi per evitare ulteriori, diciamo così, un'ulteriore confusione su messaggi non inerenti a quella sessione, io cerco di tenere un atteggiamento veramente distaccato. Questo atteggiamento però porta a far entrare delle frequenze molto molto basse. Non toccano nessuno, quindi sono lì. Quindi non abbiate paura, rimangono nel luogo in cui sono, si fanno sentire, però non toccano né me né chi sta svolgendo la sessione ipnotica. Però l'atteggiamento appunto asettico lascia fluire più del previsto. Se dovessi mettere io la mia energia e la mia consapevolezza in quell'istante, farei da filtro, perché io e le energie appunto spirituali che ho intorno che mi aiutano nelle comunicazioni fanno da filtro normalmente. In questi casi no, lascio fluire molto. Vai. Tra l'altro, le frequenze basse, medie e alte, se vogliamo dargli una scala rispetto a un punto di riferimento, tra quello che ci piace e non ci piace, esistono e coesistono sempre. Però noi, o meglio, ogni persona ha la sua sintonizzazione, ogni persona è una radio. Quindi, se io sono in macchina e voglio ascoltare rock, sintonizzo a una frequenza che mi permette di captare quelle frequenze nell'etere, che coesistono con altre, ma non le sto ascoltando. Un altro nella macchina accanto starà captando un'altra frequenza e starà ascoltando musica classica. Quindi alla fine dipende dalla consapevolezza personale, quindi dal livello vibrazionale proprio che ci permette di sintonizzarci con certi mondi. Quindi le frequenze basse esistono, semplicemente che possiamo sentirle o meno, dipende da noi. Come ci colleghiamo, esatto. Eh sì, sto cercando di farmi in mente se No, c'era qualche vogliamo altro rispondere a qualche spunto. commento intelligente sul canale, sul Sì? video? Allora, vediamo. Ah, c'è un commento che praticamente dice, mi sembra assurdo, comandare come dei burattini queste energie. Quindi qua lascio la parola Sì. Mi eventualmente a te. piace questo commento perché Tanto io leggo. mi porta a spiegare un concetto interessante. Chi non crede che con uno schiocco di dita, per esempio, è solamente una tecnica, ma ce ne possono essere tante Ah, altre, bravo, anche lo schiocco di dito, o bravissimo. quello che sia, che con lo schiocco di dita in questo caso si riesca a comandare a bacchetta un'entità X, è una persona che proprio per la sua struttura mentale, la sua struttura di credenze, il suo grado di consapevolezza, eccetera, eccetera, è una persona interferibile, è una persona vulnerabile. Perché? Perché non conosce il suo proprio potere. E quindi automaticamente lo cede agli altri inconsapevolmente. Quando un'entità interferisce, quindi sta nello spazio energetico di un'altra persona, tra virgolette, contro la volontà della persona, ma non è tanto contro la volontà, se no contro l'inconsapevolezza della persona, che non capisce questo meccanismo, sta nell'essenza della persona, sta nel potere della persona, sta nella volontà della persona. Perché noi abbiamo tante parole, abbiamo volontà, essenza, potere, anima, spirito, chiamatela come volete, ma alla fine è sempre la persona, è sempre una cosa. Nel momento che la persona prende consapevolezza del proprio potere e cambia decisione, l'entità
che sta muovendosi attraverso la spinta della volontà della persona non può fare altro che muoversi secondo la nuova volontà, la nuova decisione della persona interessata. E molto spesso questo è un esercizio che io faccio in ipnosi. E quindi la persona impara a comandare a bacchetta queste entità che prima la manipolavano. Anzi, gli dico, aspetta, non li lasciare scappare perché adesso loro che si sono accorti che tu hai preso consapevolezza cercano di svignarsela. No, con le stesse connessioni che loro hanno creato insieme a te tu li trattieni. Ma non perché voglio che tu li trattenga, li tratta male, non so che. No, perché devi capire quanto è importante il tuo potere, quanto in tutto questo c'è il tuo potere. Quindi, lo schioccare delle dita è semplicemente un comando per dire ok, fai questo, fai quello, ma è semplicemente una co-creazione con il cliente, io gli sto dando un impulso, lui lo riceve automaticamente, d'accordo con me, ovviamente, perché chi sta accettando la sessione è d'accordo con me, sta seguendo le mie istruzioni, dà un impulso, dà un cambio di volontà e tutto si muove per la volontà del cliente. Il cliente all'inizio non lo sa. O meglio, non è consapevole, ma durante la sessione capisce il meccanismo dell'interferenza, ne diventa consapevole, almeno questo è l'obiettivo della sessione, e al prendere coscienza della situazione la risolve. È la persona stessa che la risolve. Questo è l'obiettivo poi della sessione. Io ho cercato di essere sintetico, ma sono concetti, io capisco che sono concetti un po' Sì, complessi forse da poi capire. penso che nel tuo canale ci siano Sì, ci sono, spiegazioni. sì. Ecco, quindi se uno volesse andare più in profondità, ovviamente deve passare sul tuo canale e osservare un po'. Guarda, c'è un commento dove ti chiede appunto le spiegazioni che già abbiamo dato abbondantemente e chiede il perché delle scosse elettriche, in questo caso specifico, ad esempio. Come funziona il discorso del fermare il tempo? E lì però possiamo collegarci alla co-creazione, quindi noi possiamo fare quello che vogliamo nella mente della persona. E il discorso delle frequenze, della frequenza inversa. Ok, Ah, sì. c'è anche un film di Abduction, mi sembra, dove sfruttano su un concerto le frequenze inverse alla frequenza degli alieni. Ecco, quindi lì non mi ricordo il titolo, ma c'è. Quindi già là si parlava, ed è vecchissimo, di queste appunto frequenze inverse. Caro. Ma la scossa elettrica non è altro che un impulso, come lo schioccare delle dita, semplicemente che si sta utilizzando l'energia del cliente per creare qualcosa. La scossa elettrica in quel caso è per dare un segnale all'entità che ancora sta manipolando la persona interessata, quindi ancora è nella sua posizione, fargli capire che sta cambiando qualcosa, fargli capire che la persona sta cominciando a reagire e sta cominciando a reagire in maniera forte. Chiaramente loro hanno visto una sessione tra le più Sì. complicate, pesanti, che non è che sono proprio tutte così, anzi, la maggioranza non sono così. Quindi è una tecnica, è una tecnica. Come quella di arrabbiarsi, di alzare la voce, di schioccare le dita o di fare qualcos'altro, o di fare uno, due, tre. Questo fa tanto in ambiente ipnotico, questo che ho appena fatto. Ha una forza impressionante. E E poi aggiungerei anche, Carlo, se vuoi, di fare attenzione, non me l'hai mai spiegato, vado intuito, anche il discorso di mettere la mano davanti al microfono, quando si richiama l'altra persona, crea un ovattamento della voce che cambia, il tono, immagino, e che attiri l'attenzione della persona, giusto? È come quando uno dorme, che in dormiveglia sente un rumore, il cervello subito va a concentrarsi su quel tipo di rumore, giusto? sì. È come Sbaglio? tu hai le cuffie, stai ascoltando la tua musica, no? Quindi A un certo punto. sei isolato e io per chiamare la tua attenzione, ti do uno shock. Quindi ti Esatto. prendo, ti strattono, ti alzo la cuffia e ti grido, Giacomo! Quindi è uno shock, perché in ambiente ipnotico si può anche rimanere in uno stato di incantesimo, diciamo così, e per quanto tu possa dire, Giacomo, Giacomo, rispondimi, tu sei lì come in trance. E quindi c'è uno shock, qualcosa di più scioccante, e in caso di controllo mentale ancora di più. Quindi ci sono momenti in cui quando tu parli e fai, Giacomo! Si sente proprio questo shock, È si sente questo diverso, esatto. strattone e ti svegli, no? Esci un attimo da una dimensione ed entri nell'ambiente dove io voglio portarti. Sono tecniche, sono piccole cose che
che servono per costruire una sessione. Guarda Carlo, io sto guardando i commenti, abbiamo risposto praticamente a tutti, con tutte le tematiche che abbiamo toccato. Vediamo un po' se riesco a trovare qualcos'altro. Allora, c'è un commento dove dice, forse mi sbaglio, ma dalle parole anche delle energie, mi dava l'impressione che anche loro erano infastidite. Ricordo che le energie che entrano durante queste sessioni sono molteplici. Sta a me, con l'esperienza che ho, cercare di isolarle e capire quali sono quelle inerenti alla sessione e quali sono le energie disturbatrici. Perché comunque sia. Non mettendo filtri, può arrivare praticamente qualsiasi cosa. Ok? Certo, ma anche la persona Quindi. stessa che sta commentando, quindi qualsiasi, è un filtro. E Esatto. molto spesso noi rielaboriamo l'informazione che ci arriva dall'esterno a seconda dei nostri filtri interni. Quindi noi tendiamo a pensare un po' quello che vogliamo pensare. Questa è la tendenza. Abbiamo risposto a tutti Sì. perché la maggior parte dei dubbi erano inerenti alla metodica utilizzata. Ovviamente ripetiamo che è stata veramente una delle sessioni più pesanti, alla metodica utilizzata e alla spiegazione di che, come funzioni con l'ipnosi e che tipo di collaborazione volevamo creare. Penso che abbiamo toccato tutti i Sì, punti, io l'abbiamo ho spiegato tutto. volutamente non spiegato cos'è il controllo mentale, perché se abbiamo trovato tanti di quei commenti inconsapevoli rispetto al tema trattato, sarebbe stato inutile parlarne in questa sede, però sì, ho voluto fare in capie, ho voluto mettere l'accento su quello che era la tecnica ipnotica, la metodica, il perché di certe azioni, eccetera, eccetera. Io sono molto molto soddisfatto, sinceramente. Anch'io, anzi. La collaborazione, l'apertura ad altre tecniche. Ci proviamo almeno, ci proviamo, vediamo cosa riusciamo a tirare fuori, se riusciamo a fare dei passi da gigante o piccoli passetti alla volta, però cioè, se nessuno si muove non si va avanti, giusto? Sì, non possiamo essere noi stessi a metterci dei limiti. Bravo. Sono super super d'accordo. Se ce li mettono gli altri. Allora, è giusto, dai. Spero che abbiate compreso il senso di questo video, che le sessioni, al di là di quell'ultima che avete visto, che era abbastanza pesante, ce ne sono state altre prima nel canale dove i messaggi erano molto più morbidi, molto più pacifiche. Quindi cercate anche di vedere tutti i video che ci sono nel canale. Lo so che sono tanti, però no, non è semplice, però cercate almeno di riuscire ad informarmi un po' di più, perché poi se no si creano dei dubbi che possono creare anche turbamenti verso le persone che si mettono a disposizione. Ecco, non tanto per noi, perché noi ormai siamo abituati e cerchiamo di venirvi incontro, di farvi capire al 100% come funziona tutto quanto. Però per le persone esterne, non essendo abituate, sono molto più sensibili, potrebbero rimanersi male e creare altri problemi, magari anche psicologici, che già esistono di base, ok? Quindi se avete altri dubbi noi siamo qua per riuscire a chiarire tutto quanto, ecco. Io, Carlo, ti ringrazio per le spiegazioni che hai dato stasera, perfette. Spero siano state perfette per chi ci ha Sì. ascoltato, perché Molto molto semplici e chiare, quindi farlo così in un'oretta è complicato veramente. lo so. Vabbè, grazie a te. Un salutone, Carlo, eh. Ciao. Grazie a tutti.